Dunque, ragazzi, due parole sui combustibili gassosi. Allora, come combustibili gassosi ci occuperemo soltanto del gas naturale. Gas naturale che cos'è? È praticamente qualche cosa di simile al petrolio. Anche qui praticamente noi abbiamo che ci sono stati dei microrganismi che sono finiti nelle viscere della terra. Anche qui abbiamo che si sono verificate delle reazioni per effetto delle alte pressioni, delle alte temperature, dell'assenza di ossigeno, che hanno portato alla trasformazione essenzialmente di questi composti in idrocarburi. La differenza qual è? È che praticamente gli idrocarburi sono idrocarburi a basso numero di atomi di carbonio, idrocarburi che in condizioni ambiente sono in condizioni allo stato aeriforme. Questi idrocarburi sono essenzialmente metano che ha formula CH4, etano che ha formula C2H6, propano che ha formula C3H8 e butano che ha formula C4H10. Possiamo però dire che essenzialmente il gas naturale è composto precipuamente da metano. L'etano ce ne sta sempre un poco, propano e butano ce ne sta decisamente di meno. Va bene? Allora, il gas naturale è un combustibile è molto, molto, diciamo così, pregiato. Perché? Dunque, il fatto che sia aereiforme lo rende pregiato già di per sé, perché ho già detto molte volte che la reazione di combustione avviene in maniera particolarmente semplice quando i combustibili sono sotto forma di aereiformi. Vi ripeto ancora una volta che la fiamma è l'espressione della reazione di combustione di un combustibile che si trova allo stato di aereiforme, quindi o gassoso o è un liquido che è stato vaporizzato. Diciamo che sono i combustibili migliori per quanto riguarda il riscaldamento delle case, per quanto riguarda diciamo tutti quanti gli usi civili, perché permettono praticamente il loro trasporto in maniera molto molto semplice, cioè la compagnia del gas che diciamo così approvvigiona di gas un determinato luogo, dalla sua centrale fa partire praticamente, mette sotto pressione questo gas, lo fa camminare nelle condutture e arriva praticamente fino a casa vostra. Quindi tutti quanti i problemi di trasporto, di approvvigionamento vengono a essere, diciamo così, risolti. Poi, ripeto, la reazione di combustione che avviene semplicemente e quindi con apparecchiature molto semplici, molto rozze. E inoltre, dato che il gas naturale è un combustibile anche puro, il bruciatore non si sporca, cioè il bruciatore della vostra caldaia, i fornelli della vostra cucina avranno bisogno di un intervento di manutenzione uno ogni 7, 8, 10 anni, diciamo così. Perché? Perché praticamente le impurezze che sono presenti nei combustibili sono veramente poche. E soprattutto anche un altro motivo che diciamo vi riporto adesso. Il gas naturale, come così viene diciamo tirato fuori dai giacimenti, tenete presente comunque che molto spesso dove ci sono dei giacimenti di petrolio ci sta anche il gas naturale. Chiaro, perché il processo più o meno è lo stesso. Chiaro? Quindi se si sono formati, quando si sono formati degli idrocarburi al numero di atomi di carbonio superiore a 5 si ha del petrolio, se si sono formati dei idrocarburi al numero di atomi di carbonio inferiore a 5 si ha il gas naturale. Quindi dove ci sta il giacimento di petrolio ci sta sempre anche il giacimento di gas naturale. Non è vero il viceversa, spesso diciamo così, quando c'è un giacimento di gas naturale non è detto che ci sia anche il petrolio. Anche da questo punto di vista, ecco, un'altra, diciamo, un'altra eventualità che mantiene basso il prezzo dei combustibili è che continuamente vengono scoperti nuovi giacimenti di gas naturale e giacimenti di petrolio. Ad esempio è una notizia di pochi giorni fa, di una quindicina, ventina di giorni fa, che l'ENI ha scoperto al largo delle coste egiziane nel Mediterraneo
il più grosso giacimento di gas naturale che sia mai stato trovato al mondo, che rende praticamente l'Egitto, diciamo così, indipendente dal punto di vista dell'energia. Il fatto che lo abbia scoperto l'ENI permette, diciamo così, lo sfruttamento di questo giacimento sarà commissionato all'ENI. Quindi questo che cosa significa? Significa praticamente che gli egiziani ci venderanno a un prezzo di favore sicuramente questo gas, dato che gliel'ha trovato l'ENI e glielo tira fuori dalle viscere del mare proprio l'ENI. Ecco, un'altra piccola cosa che è abbastanza interessante. Ultimamente, diciamo così, si stanno scoprendo grandissimi giacimenti di petrolio, grandissimi giacimenti di gas naturali offshore, cioè diciamo lontano praticamente dalle coste, e il motivo è abbastanza facilmente spiegabile. Dovunque ci sono giacimenti di gas naturale, dovunque ci sono giacimenti di petrolio, geologicamente parlando, quelle rocce devono essere rocce molto antiche, perché il processo di formazione del petrolio e del gas naturale è un processo che prende molto tempo, e allora se quel territorio è geologicamente giovane, le possibilità che ci sia del petrolio, del gas naturale, sono molto poche. Poiché praticamente sotto ai mari, diciamo, si tratta sempre di formazioni geologiche molto 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 antiche, è probabile che uno, se va a vedere il fondo del mare come è fatto, troverà tantissimi giacimenti di petrolio e giacimenti di gas naturale. Il rovescio della medaglia qual è? Il rovescio della medaglia è che i giacimenti offshore sono molto più costosi dei giacimenti praticamente sulla terraferma. Per darvi qualche dato, diciamo così, il petrolio tirato fuori dai giacimenti dell'Arabia Saudita, dove basta fare un piccolo buco ed esce il petrolio, costa $2 al barile. Il petrolio prodotto nell'Oceano Atlantico del Nord dai norvegesi, che sono uno dei più grossi produttori di petrolio al mondo, non so se lo sapevate questo, costa $19 al barile. Chiaro, quindi con un prezzo del petrolio di vendita di $40 al barile si guadagna sempre a tirarlo fuori a $19 al barile. Però il guadagno non è più quello che c'era quando si vendeva il petrolio a 150-180 dollari al barile. Quindi diciamo che è prevedibile che nei prossimi anni verranno sempre più scoperti i giacimenti offshore. E l'altro problema dei giacimenti offshore qual è? L'altro problema è che il giacimento offshore, se diciamo si verifica un problema, e la soluzione del problema al giacimento offshore è molto più grave della soluzione del problema al giacimento sulla terraferma. Perché? Perché il petrolio si riversa nel mare, è chiaro, e quindi questo con gravi danni ambientali e quant'altro. Chiaramente questo ha fatto rinzare le antenne a tutti quanti gli ambientalisti ideologici, che vorrebbero praticamente che offshore non si trivelli più un cavolo. E chiaramente il problema quale verrebbe a essere? Che se così si facesse, il prezzo del petrolio schizzerebbe subito alle stelle, e chiaramente qualunque paese non è in grado di approvvigionarsi da solo di petrolio, Italia per prima, avrebbe gravissimi problemi. Dunque, una volta fatto questo cappello introduttivo, vi dicevo praticamente che i gas naturali, diciamo, oltre ad avere la facilità di trasporto, oltre ad avere la facilità di combustione, sono anche dei combustibili che sono facilissimamente depurabili. Perché in effetti l'unico problema del gas naturale è che le emissioni di gas naturale si verificano congiuntamente a quelle di acido solfidrico H2S e anidride carbonica. Allora, mentre l'anidride carbonica in fondo crea più che altro dei problemi di corrosione, insomma, e praticamente nelle tubazioni in cui vengono pompati il gas naturale, l'anidride carbonica potrebbe dare origine a problemi di corrosione, quindi diciamo sicuramente è bene andarla ad eliminare. Ma i problemi più grossi deriverebbero sempre dall'acido solfidrico, perché la combustione dell'acido solfidrico darebbe origine a anidride solforosa e anidride solforica. Però la depurazione del gas naturale è veramente una cosa abbastanza semplice, e si fa praticamente in questo impianto qui. Vedete, mi sono andato a disegnare l'online e adesso vi illustrerò rapidamente il funzionamento. Questi impianti sono basati sull'utilizzo di soluzioni acquose
al 10-20% di questi due composti chimici qui, la monoetanolammina, che sarebbe quello lì portato in alto, scritto in alto, la dietanolammina, che sarebbe praticamente questo qui scritto verso il basso. Va bene? Adesso, dopo vi spiegherò quali sono i vantaggi e gli svantaggi della monoetanolammina e della dietanolammina. Praticamente questi due composti che cosa sono? Sono delle basi, cioè l'ammina, guardate qui, se voi guardate solamente questo pezzo qui di molecola, che cos'è? L'ammoniaca. È l'ammoniaca dove avete sostituito praticamente due atomi di idrogeno con questa roba qui. L'ammoniaca che cos'è? È una base. L'acido solfidrico che cos'è? Un acido. Quindi un acido che reagisce con una base. L'anidride carbonica in fondo anch'esso è un acido. Quindi l'anidride carbonica reagisce esattamente alla stessa maniera dell'acido solfidrico. Quindi tutto quello che noi diremo per l'acido solfidrico lo possiamo ripetere ugualmente per l'anidride carbonica. Guardate un pochettino che tipo di reazione dà origine questa monoetanolammina. Io l'ho scritta solo per la monoetanolammina, ma la dietanolammina fa esattamente la stessa cosa. Guardate qui. La monoetanolammina, che è una base, reagisce con l'acido solfidrico, che è un acido, e praticamente dà origine a un composto, vedete, che potremmo chiamare una specie di sale, dove praticamente questo qui è l'anione e questo qui è il catione. Cioè, in poche parole, un atomo di idrogeno dall'acido solfidrico viene, quindi un protone viene strappato alla base, viene strappato dalla base a questo qui che è l'acido. Quindi questo che c'è del protone è l'acido e questo qui che accetta il protone è la base e si forma questo composto qui. Quello che c'è di bello in questa reazione è che questa è una reazione, guardate qui, di equilibrio. E l'equilibrio è spostato verso destra quando ci troviamo a temperatura ambiente. L'equilibrio invece è spostato verso sinistra quando la temperatura è alta. Per alta intendo praticamente 80-90 gradi. Allora praticamente questa caratteristica di queste reazioni ci permette, diciamo, di rimuovere l'acido solfidrico e l'anidride carbonica dal gas naturale e di rigenerare successivamente la soluzione acquosa di monoetanolammina e di etanolammina, che ha rimosso l'acido solfidrico e l'anidride carbonica dal gas naturale. Come lo facciamo? Lo facciamo in questo impianto che sta disegnato qui. Guardate un pochettino, vedete? Qui ci sta una torre. Questa torre com'è fatta? È praticamente un dispositivo, una torre è un cilindro diciamo alto e diciamo abbastanza stretto, cioè diciamo così alto una ventina di metri e largo 2-3 metri, qualche cosa del genere. E all'interno che cosa ci sarà? Ci sarà praticamente del materiale di riempimento, quindi cosa vuol dire? Pezzi di legno, pezzi di vetro, dove praticamente la, diciamo così, può scorrere la soluzione acquosa di monoetanolammina e dietanolammina. La monoetanolammina e la dietanolammina scorrono verso l'alto e scorrono su questo materiale di riempimento che serve a aumentare la superficie di contatto fra il gas naturale che viene pompato dal basso e la soluzione acquosa fredda di monoetanolammina e dietanolammina che scende dall'alto. Quindi immaginate praticamente tutta una serie di materiali di riempimento qua dentro, pezzi di legno, pezzi di vetro e così via, che vengono, diciamo così, bagnati da questa soluzione acquosa fredda che scende dall'alto. Non annegati completamente, perché se fossero annegati completamente, poi il gas dovrebbe passare sotto forma di bolle e avrebbe dei problemi a passare, perché dovrebbe vincere, diciamo così, qui dovremmo pomparlo a una pressione molto molto alta, perché dovrebbe vincere la pressione di tutta la colonna di liquido. Quindi qui ci sono degli spazi vuoti fra questi pezzi di riempimento che sono ricoperti da questo velo di liquido. In questa maniera si realizza un intimo contatto fra il gas da depurare e la soluzione acquosa di monoetanolammina e dietanolammina fredda. Fredda vuol dire a 10-15 gradi, temperatura ambiente. Va bene? In queste condizioni si verifica questa reazione che abbiamo scritto qui, che va praticamente da sinistra verso destra.
Cioè, in poche parole, abbiamo detto che a temperatura ambiente l'equilibrio è spostato verso destra. Se praticamente, diciamo, vogliamo considerare l'anidride carbonica, voi qui invece di scrivere H2S scrivete più H2O più CO2 e qui scrivete la stessa cosa e al posto di SH scrivete HCO3. È esattamente la stessa cosa. Cioè, in poche parole, l'anidride carbonica fa la stessa fine praticamente dell'acido solfurico. Poi, guardate qui che altro succede. Quindi, in questa colonna entra del gas di depurare dal basso, incontra sul suo cammino questo velo di liquido che ricopre il materiale di riempimento costituito da una soluzione acquosa concentrata al 10-20% di Mea e Dea fredda. Mea e Dea sono acronimi che stanno per monoetanolammina e dietanolammina. E quindi avviene questa reazione. Per cui mano a mano che sale verso l'alto, il gas naturale si libera dell'acido solfidrico e dell'anidride carbonica e mano a mano che scende verso il basso, la soluzione acquosa di Mea e Dea trascina con sé l'acido solfidrico e l'anidride carbonica. Quindi, in poche parole, in questo pezzo qui, in questa colonna qui, entra gas naturale da depurare che contiene metano, ma contiene anche acido solfidrico e anidride carbonica, ed esce gas naturale depurato, costituito prevalentemente soltanto da metano ed etano, e praticamente l'acido solfidrico e l'anidride carbonica se ne sono usciti assieme alla soluzione acquosa di monoetanolammina e dietanolammina fredda che esce da qui. Dall'alto veniva caricata questa soluzione acquosa di monoetanolammina e dietanolammina fredda. Va bene? Come si rigenera? Guardate qui, questa soluzione poi viene mandata a uno scambiatore di calore. Questo scambiatore di calore riscalda questa soluzione, cioè ne porta, diciamo così, la temperatura da 10-15 gradi a qualche cosa come 70-80-90 gradi, qualche cosa del genere. Poi viene mandata in un'altra colonna, vedete? In questa colonna è uguale a questa qui. Ci sono i soliti pezzi di riempimento dentro, cioè pezzi di legno, pezzi di vetro, e il liquido viene fatto scendere dall'alto, ricoprendo di un sottile strato di liquido la superficie dei pezzi di riempimento, e dal basso però viene insufflato del vapore acqueo caldo a 200 gradi. Va bene? In questa maniera che cosa succede? Succede praticamente che il vapore acqueo caldo cede parte del suo calore sensibile alla soluzione acquosa di monoetanolammina e dietanolammina che si riscalderà ulteriormente. Per cui a questo punto, dato che la temperatura del sistema viaggia sugli 80-90 gradi, questa reazione avverrà a andare da destra verso sinistra. Per cui l'acido solfidrico e l'anidride carbonica si staccano dalla monoetanolammina e dalla dietanolammina e ce la troviamo nella fase aeriforme che sale verso l'alto. Quindi da qui entrerà del vapore acqueo e da qui invece uscirà del vapore acqueo che contiene acido solfidrico e anidride carbonica. Ovviamente questo non viene disperso nell'atmosfera perché sennò inquineremmo. L'acido solfidrico lo recuperiamo, lo bruciamo. I fumi di combustione non vengono buttati nell'atmosfera, vengono conservati e utilizzati per la produzione di acido solforico. Cioè l'acido solfidrico, quando viene bruciato, dà origine SO2 più H2O. SO2 più H2O dà origine H2SO3, l'H2SO3 lo ossidiamo e otteniamo l'acido solforico, che è la sostanza chimica più utilizzata al mondo dalla industria chimica. Quindi si recupera anche quello, non si butta niente. Da qui invece che cosa entra? Entra praticamente la soluzione acquosa di monoetanolammina e dietanolammina che è calda, è stata privata dell'H2S e dell'anidride carbonica e che quindi può essere riutilizzata per rimuovere dell'altro acido solfidrico e dell'altro, diciamo così, dell'altro anidride carbonica. Prima però di fare questo, noi dobbiamo abbassarne la temperatura a
al valore ambiente. Quindi noi che cosa facciamo? Poiché questo è bello caldo caldo quando esce da qua, è sui 90 gradi, noi lo mandiamo a questo scambiatore di calore qui. E cos'è che lo raffredda? Lo raffredda proprio la soluzione di monoetanolammina e dietanolammina fredda che è uscita da questa colonna qui. Così questa si riscalda e questa si raffredda. E così recuperiamo una parte del calore. Però in questa maniera qui riusciamo a raffreddarla da 80-90 gradi, la portiamo a 40-50 gradi. Noi la dobbiamo portare a 10-15 gradi. Allora qui ci sarà bisogno di un refrigeratore. È chiaro? Quindi in fondo gli unici afflussi di energia in questo sistema sono l'energia che serve per questo refrigeratore qui e l'energia che serve per produrre il vapore acqueo che andiamo ad alimentare qui. Però, ripeto, l'operazione di depurazione del gas naturale è decisamente una operazione proprio abbastanza semplice. Chiaro? Quindi, ripeto, la nobiltà del gas naturale come combustibile è dovuta quindi a facilità di combustione, facilità di trasporto, facilità di depurazione. Cioè, ripeto, la depurazione dei combustibili è molto semplice se i combustibili sono gassosi. È mediamente complicata, è un po' più complicata se i combustibili sono liquidi, è impossibile se i combustibili sono solidi. Quindi anche da questo punto di vista si chiarisce qual è la nobiltà dei combustibili, nel senso che i combustibili aereiformi sono più nobili dei combustibili liquidi che a loro volta sono più nobili dei combustibili gassosi. Allora io, diciamo così, sui combustibili avrei finito, anche qui ho tagliato molte cose, perché? Perché fra i combustibili gassosi vi avrei dovuto, diciamo così, anche parlare dei combustibili che vengono ottenuti per effetto della gassificazione dei combustibili solidi. Ci faccio solo un brevissimo cenno. Il carbone può essere trasformato in un combustibile aereiforme per effetto di reazioni o con l'ossigeno dell'aria, in questo caso il carbone si trasforma in ossido di carbonio, cioè se si fa avvenire la reazione con poco ossigeno ad alta temperatura, abbiamo praticamente che il carbone solido reagisce con l'ossigeno dando origine all'anidride carbonica. Ma se questa reazione di combustione avviene ad elevata temperatura, per elevata temperatura intendo superiore agli 800 gradi, in difetto di ossigeno, cioè con poco ossigeno, allora l'anidride carbonica reagirà con dell'altro carbone e si metterà in equilibrio per dare origine a due molecole di ossido di carbonio. Questo equilibrio è tanto più spostato verso destra quanto più elevata è la temperatura, perché questa è una reazione endotermica. Chiaro? Il risultato è che se noi andiamo a sommare queste due reazioni qui, avremo praticamente che sarà C più O2, otterremo 2C più O2, 2 di CO. Questa sarà praticamente la somma della reazione. Qual è il vantaggio di trasformare il combustibile solido in combustibile gassoso? Che il combustibile gassoso ha tutti i vantaggi del combustibile, appunto del combustibile gassoso, tranne potremmo dire quello lì della purezza, perché comunque diciamo così è sempre, diciamo sì, lo zolfo brucierebbe, ma volendo questo gasso qui, se uno lo facesse passare attraverso una soluzione concentrata di idrossido di sodio, i costituenti acidi tipo anidride solforosa e anidride solforica verrebbero bloccati dalla soluzione fortemente basica. L'altro problema quale sarebbe? Che se noi facciamo avvenire questa reazione qui con aria, noi ci troveremmo anche l'azoto fra i fumi di combustione.
e quindi praticamente avremmo un gas con un potere calorifico piuttosto basso, perché finirebbe per essere costituito più o meno per un terzo da ossido di carbonio e per due terzi da azoto. Un'altra alternativa qual è? Quello lì di andare a fare reagire praticamente il carbone con dell'acqua. Quando reagisce con l'acqua, il carbone praticamente si trasforma in ossido di carbonio e idrogeno. Cioè la reazione è carbone C più H2O gassoso. Questo avviene praticamente a temperature di 900.000 gradi, questa reazione. Si mette in equilibrio con CO gassoso più H2 gassoso. Ma diciamo così, questa reazione è una reazione molto complicata, questa qui, perché praticamente basta, diciamo, cambiare un poco le condizioni che praticamente il sistema, diciamo, evolve in una maniera diversa, perché per esempio potrebbe anche verificarsi la reazione C più 2H2O e abbiamo praticamente che si forma CO2 più 2H2. E praticamente questo è molto meno buono di questo qui. Quindi praticamente c'è la possibilità di andare a trasformare il carbone in un combustibile gassoso tramite l'utilizzo del vapore acqueo, ma è un processo abbastanza complicato. Va bene? Questo gas qui, vedete, si chiama gas d'aria, quello lì costituito da ossido di carbonio e e azoto. E questo qui invece si chiama gas d'acqua. Ripeto, diciamo, studiare questi processi ci sarebbe stato bisogno di almeno 3 ore di lezione. Ve li menziono solamente. Va bene?